Le RTEVIS e RT24. Queste le ho fatte arrivare perché sono molto semplici, non hanno nemmeno lo schermo, quindi è difficile anche rovinarle o romperle. Non hanno tasti da schiacciare, a parte proprio quello indispensabile del PTT, e due manopole qui sopra per il volume e i canali. Siccome ho delle idee per cui serviranno le radio, chi mi segue 90 su 100 almeno una PMR ce l'ha, però i miei amici no. Queste le ho prese proprio per poterle dare in mano agli altri, costano poco se si rovinano pazienza, ma soprattutto sono molto semplici da usare. All'interno della confezione troviamo le istruzioni, due auricolari, due caricabatterie da tavolo, due clip da cintura, due radio con le relative batterie e infine due raccetti. Questa radio è proprio il massimo della semplicità. Anteriormente non ha bottoni, non ha schermo, non c'è nulla, c'è soltanto l'altoparlante e il microfono. Sul lato abbiamo il classico jack tipo Kenwood per auricolare il microfono e da lì si può collegare anche il cavo per la programmazione da PC. Sull'altro lato abbiamo un bottone solo che è appunto il PTT. Superiormente abbiamo la manopola che cambia canale, la manopola per il volume e un led che ci indica se siamo in ricezione o in trasmissione. Una cosa che mi piace tanto di questa radio che anche lei, come la G18 e la G18 Pro, ha LED che si illumina di verde quando riceve anche su un subtono diverso, per cui noi non sentiamo nulla, ma sappiamo che qualcuno sta trasmettendo perché il LED rampeggia. La per tutto il resto c'è una voce che ci avvisa su che canale siamo, ci avvisa se la batteria è scarica, eccetera, eccetera. Questa radio è possibile metterla anche in scansione, mi sono chiesto all'inizio come fosse possibile visto che non c'era nessun bottone, ho poi scoperto che basta metterla sul canale 16 e poi accenderla. Perché la scansione funzioni? Bisogna ovviamente programmare da PC e mettere nella lista di scansione almeno due canali. La scansione è molto veloce: se mettessimo solo due canali nella lista sarebbe più o meno come avere un doppio ascolto. Mi trovo a piancavallo con l'amico Davide, Beh, facciamo due prove con le RT24. Siamo molto vicini, ci interessa soltanto vedere la qualità dell'audio. Le prove di portata le faremo in un altro video. Davide, Davide d'Angelo. Senti Angelo, Davide, ascolto. Ok, prova radio, io ti ricevo perfettamente. K, ti dicevo che io forte eh? e 5 quinti per la programmazione della radio. Sono andato sul sito della Retebis, ho scaricato gratuitamente il suo programmino. Come vedete, queste sono bloccate, quindi non posso modificare le frequenze né in RX recenti X, non posso modificare la potenza che deve rimanere su low, perché altrimenti sarebbe 5 watt, Non posso modificare la larghezza di banda che deve rimanere su narrow. Tutto il resto lo posso modificare, quindi i subtoni se voglio mettere il canale nella scansione oppure no. Ovviamente perché la radio possa fare la scansione ci vogliono almeno due di questi canali attivi con la scansione. Il Busy Lock è quello che ci serve per bloccare la trasmissione della radio se c'è qualcuno già in trasmissione. Quindi io schiaccio il PTT, la radio rileva che c'è già la frequenza occupata e mi impedisce di andare in trasmissione. Io l'ho messo su ON proprio per evitare di andare a sovramodulare qualcuno anche se normalmente si tiene su OFF. Il Compander dovrebbe essere una sorta di filtro che ci migliora la qualità dell'audio. Io non ho provato ad attivarlo, proverò più avanti e vediamo come, come funziona. Quando l'ho provato sulle G18 Pro, ho avuto un po' la sensazione che la voce fosse un pochino più metallica e un pochino più bassa come volume, però in effetti si sentiva meglio. Per ora non ho ancora provato ad attivarlo, non proverò. Più persone mi hanno detto che sul loro programma, che anche loro dicono di aver scaricato dal sito ufficiale della Retevis era possibile modificare anche questi parametri. Come vedete a me non lo lascia fare. Vi rimando al video di Stefano, non solo tracking, che mi fa vedere il programma che ha utilizzato lui, che dovrebbe essere lo stesso, ma dove è riuscito appunto a modificare questi parametri. Qui eh, range di frequenza, ovviamente devo mantenere il PMR. Password si può decidere se metterlo oppure no. Io lo squash lo metto a 3. Preferisco averlo un po' più basso, così ovviamente tiro dentro dei segnali che non sono proprio ottimali. Però appunto, quantomeno riesco a sentirli, altrimenti non li sentirei. Il timeout lo lascio su 180 secondi, il vox non mi interessa per cui lo tengo disattivato, anche il tempo di delay del vox non mi interessa, comunque lo lasciamo con le impostazioni di fabbrica che di solito va bene. Per la scansione preferisco il carrier, cioè che quando la, la radio sente una, un segnale si ferma, rimane fermo lì per tot secondi dopo che il segnale se ne va. Se poi non c'è più nessun segnale dai, ricomincia la scansione. La voce guida si può avere solo in cinese o in inglese, per cui direi che va bene in inglese. La protezione della batteria la teniamo, il beep dei toni lo teniamo. Lo special segnale, sinceramente non so cos'è, sulle istruzioni addirittura nemmeno compare nel disegno, probabilmente è una funzione che è stata aggiunta di recente. Traduzione letterale, segnale speciale, ma non so, non so cosa voglia dire. Proverò ad attivarlo e poi si vedrà, ma... Perché mi riconoscesse la radio? Devo installare i driver che sono comunque scaricabili dal sito della Tevis. Non vi faccio vedere il procedimento perché l'avevo già fatto vedere per le G18 e le G18 Pro ed è praticamente identico. Per cui, eventualmente, potete riguardare quel video. Trovate tutti i link e i miei contatti qui sotto in descrizione. Se vi piacciono gli argomenti che espongo e come li espongo, mettete un like, condividete questo video seguitemi. E fate in modo di far conoscere il più possibile il mio canale. Per voi è gratis, ma per me è importante per poter portare avanti il progetto. Di idee ne ho tante, ma mancano i fondi per poterle realizzare. Grazie per aver guardato, soprattutto se siete arrivati fino a questo punto. 7-3 a tutti e alle prossime.